qui siamo alle piastre. Non mi ricordo ora dove sono nata. Senti la testa. Cammina, cammina, Pollicino, anzi Pollicione, arrivò in una casetta illuminata. Ma dove sono capitato? Buongiorno. Buongiorno. C'è la roba da mangiare, ci sono le signore vestite... Lei si veste sempre così, signora, normale? Nelle occasioni particolari sì, per ricordare i tempi passati. Noi ricordiamo le ghiacciaiole delle piastre, calze rigorosamente di lana di pecora, poi ancora su, non posso farvi vedere, ma tutta pecora sotto, proprio bella calda. Quindi dovevamo stare nel ghiaccio, dovevano stare, vede come mi medesimo. Ma difatti cos'è uno psicodramma il suo? Cioè lei per rinverdire la situazione della ghiacciarola si mette vestita così? Ma perché sicuramente i nostri prodotti mangiati con questi vestiti addosso assumono un profumo e un sapore diverso. E a proposito di prodotti, cosa state producendo qua? Stiamo facendo i necci, sono il prodotto tipico della montagna pistoiese. Ma neccio o leccio? Neccio, neccio. Neccio cosa vuol dire? Non glielo posso dire il significato. Ma siamo tra adulti. Ha visto quando i bambini sono ancora piccolini, che non usano ancora il gabinettino? Sì. Fanno nelle loro mutandine un neccio. Ah, ho capito! Una caccona! Ah, vabbè, ma è tutta la basana! Ah, vabbè. Allora, il neccio. Il neccio. Che il già neccio. Adesso lo mangio più volentieri, non ho capito cosa vuol dire. Ovviamente è fatto con la farina di castagna. Signora, fa schifo se lo assaggio crudo. No. Sta buono, Sì. Buonissimo, è l'essenza della castagna, la castagnità. Allora, sono disturbato dalla colina per cui parlo male, però allora, è fatto con farina di castagna, sì. Acqua... Poco sale. La Sestilia, la ricetta del neccio, se la ricorda benissimo. Eccolo. Ma sì, ma è una piadina di castagne, dai. Ci si mette dentro la ricotta. E così assomiglia a un cannolo siciliano. Ma dai, mo... Te lo mangi e ti godi la bellezza, il profumo, il sapore, la dolcezza della montagna pistoiese. E soprattutto la gentilezza delle signore di Pracchia. Oh, scusa, ti sei messo tutto in costume, eccetera, forse tu pensavi che arrivasse a linea verde, poi sono arrivato io e sei rimasta delusissima. Vabbè. No, assolutamente. Ma ormai avete fatto sta roba, adesso un po' da mangiare me lo date. Certo. Però questo orgoglio, questa necessità di trasmettere, perché... Allora, io vivo in montagna, vedo che ci sono gli alberi e vedo che gli alberi fruttificano se hanno le radici ben piantate. Allora, io ricerco le mie radici, faccio capire ai ragazzi l'importanza delle radici perché si possa portare frutto. Ecco perché faccio tutto questo. Adesso è tempo di polenta, ovviamente polenta di castagne, ma polenta di castagna dolce, e c'è il professor Vasco. Mi viene a mente, mi siete attrezzati per bene. Che vuoi? Oh, naturalmente a Vasco c'è qualcosa che non va, ma... Vasco, il marito di Sestilia, è il gran cerimoniere della polenta di castagna. E naturalmente brontola, che non ci sono più le pentole di una volta. No, Vasco dice che se facesse così, quando fa le dimostrazioni serie e le feste, tutti andrebbero via. Io rimango. Rimango anche per il dolce. Questo è il dolce dei poveri. Oh. Indovina che c'è dentro? La castagna. Gruppo di cuoche in un interno con assaggiatore. E Pollicione alla fine mangiò tutto, felice e contento. Insomma, via, fino a qui ci siamo arrivati. E sono contenta se sto così.